Le Olimpiadi della Biblioteca. Amici e amiche sportivi, benvenuti al nuovo appassionante appuntamento con le Olimpiadi della Biblioteca, dalla vostra quarta di copertina. Per E dal mitico sommario. chi si fosse appena collegato e avesse perso le gare dei giorni scorsi, ricordiamo la situazione. Le squadre qualificate di questa edizione sono i bibliotecari e i topi di biblioteca. Peccato per gli studenti che erano tanto così dal passare le qualificazioni. Già, un vero peccato! E per la seconda Olimpiade di seguito! Mentre siamo alle solite, i frequentatori occasionali e i disturbatori della quiete, come da pronostici, erano già fuori gara in partenza. Ma veniamo alle medaglie assegnate nei giorni scorsi. Che gare, amici, che gare! Mai vista un'Olimpiade della biblioteca così combattuta! Verissimo, Mario, e c'è da dire che se a sorpresa i bibliotecari hanno stravinto nell'arrampicata sugli scaffali, si sono però lasciati soffiare l'oro nello sport in assoluto più seguito del pubblico, quello di consumazione di libri. I topi di biblioteca hanno letteralmente divorato il testo assegnato da copertina a copertina nei tre set da mezz'ora regolamentari. Non succedeva dai tempi del mitico Groviera! Esatto Mario, dobbiamo andare indietro di ben 2 decenni per ricordare un successo simile. Che spettacolo! Nelle discipline di imporre il silenzio in biblioteca, invece, i bibliotecari continuano a dominare il campo come nessun'altra squadra è mai riuscita a fare. Anche perché quando la gente vede i topi in biblioteca tende a urlare, lo sai anche tu, quarta. In questo dobbiamo ammettere che i piccoletti sono svantaggiati. Eh sì, purtroppo mi spiace doverlo dire, ma è così, non c'è gara. Però si sono rifatti durante il match di consigli al lettore indeciso. Il bibliotecario proprio non riusciva a farsi capire dal lettore assegnato, mentre il topo di biblioteca ha guidato deciso il suo lettore fino a un volume che lo ha soddisfatto. È anche questione di fortuna in questo caso, tanto dipende dal lettore estratto a sorte. Scusa Mario, ma ti devo contraddire, no? Secondo me la fortuna c'entra solo fino a un certo punto, ma l'abilità dello sportivo consigliatore è quello che conta in questo caso. E il nostro topo eletto ha davvero meritato questa vittoria. Nel pomeriggio di ieri, invece, la lotta libera a sua decitazione è stata combattutissima fino al match finale. Una situazione di assoluta parità, fin quando i topi di biblioteca hanno tirato fuori un gancio sinistro davvero inaspettato. Hanno citato Topolino che citava uomini e topi, una citazione multipla incastrata davvero da maestri, mandando KO al bibliotecario. Sì, che colpo! Se non avessero vinto la gara di sollevamento tomi letteralmente e metaforicamente pesanti, i bibliotecari non si sarebbero più ripresi. E poi ho dimenticato qualcosa, Mario? Lo slalom tra la classificazione decimale di UI, ma lo ammetto, non è una gara entusiasmante, al di fuori degli esperti del settore. Già, forse non molto compresa dal vasto pubblico, ma resta pur sempre una gara importantissima, vinta quest'anno dai bibliotecari che si sono rifatti della sconfitta della scorsa edizione. E stavo dimenticando la maratona delle lunghe saghe, ma di questa vorrei parlare più approfonditamente adesso perché. Siamo in situazione di parità, 4 a 4, e la gara di oggi deciderà tutto. Proprio così, Mario. Oggi vedremo affrontarsi il topo di biblioteca Cacciotta e il bibliotecario. Cacciotto discendente di quel Groviera che abbiamo già citato, una lunga stirpe di topi di biblioteca sportivi. Sì, è il bibliotecario lettore compulsivo, che avrebbe dovuto partecipare alla maratona delle lunghe saghe, ma per un infortunio all'indice ha ceduto il posto al giovane Adoro il Fantasy, che purtroppo non si era allenato come si deve sulle serie di genere giallo che sono state sorteggiate quest'anno. Ai ai ai, non ci si può specializzare così quando si partecipano a gare di questo livello. Non è da professionisti, c'è da augurarsi che per la prossima edizione il giovane bibliotecario sia riuscito ad affrontare anche gli altri generi. Ma ecco che Cacciotta e lettore compulsivo si preparano sulla linea di partenza. Diamo la linea alla biblioteca per quest'ultima gara di navigazione nel labirinto di scaffali, di cui abbiamo l'onore di farvi il commento sottovoce. E partiti! Sono partiti! Inizio sprint per entrambi, buona l'andatura, ma ecco che Cacciotta svolta a destra e si infila in un vicolo cieco. Non ci voleva, sta perdendo tempo a orientarsi. Lettore compulsivo invece procede nella direzione giusta, evidentemente ha studiato il percorso in anticipo. Bravo il suo allenatore! Ma ecco che Cacciotta ritorna sui suoi passi e ritrova la strada. Leggermente in ritardo rispetto al bibliotecario, ma accelera. Ecco che prende sicurezza, sembra molto ben avviato ora. Scusa, quarta, ma ti devo interrompere. C'è stata una grave scorrettezza da parte del bibliotecario. Si è arrampicato per cercare di osservare il percorso dall'alto, infatti l'arbitro lo ammonisce. Che brutta pagina di sport, amici! È successo quello che mai avremmo voluto vedere. E intanto Cacciotta supera il bibliotecario, che però tiene testa al topo. Di nuovo si dividono, ma stavolta è il bibliotecario a sbagliare strada, ma subito se ne accorge. Torna indietro e supera Cacciotta. Ha le gambe lunghe, macina strada il nostro bibliotecario. Svolta a destra, svolta a sinistra, ancora a sinistra. Siamo addirittura d'arrivo. Un altro giro a destra e ci siamo, ma.
Che cosa fa il bibliotecario? È incappato negli scaffali dei classici rossi. Ci è quasi finito a sbattere contro. E uno dei libri gli è caduto addosso. No, no, si è fermato a leggerlo. Ed ecco Cacciotta, Cacciotta lo supera, Cacciotta corre, taglia le linee del traguardo ed è fuori dal labirinto. Incredibile, amici, che finale tradito da Dostoevsky, il nostro bibliotecario. E questa edizione delle Olimpiadi della Biblioteca se la giudicano ai topi di biblioteca. Ecco tutta la squadra che va a festeggiare Cacciotta. Mi raccomando, ragazzi, tenete basso il volume degli squitti, che siamo pur sempre in biblioteca. Questo è tutto per oggi, vi lasciamo al dopo Olimpiadi e alla lettura delle statistiche e vi auguriamo la buonanotte del vostro sommario e della vostra quarta di copertina. Buonanotte e grazie per averci seguito.